Buonasera, buonasera in diretta. Abbiamo fatto una apertura con virgola registrata oggi con collegamento con Stefano Santarossa. Adesso passiamo invece a una trasmissione in diretta, una trasmissione di voci transnazionali di questa rubrica in collegamento con Blanca Bricegno. Blanca Bricegno è la nostra amica, compagna radicale indio e combattente venezuelana. Sta in collegamento da Torino. E come ormai il pubblico di Libri TV è abituato seguendo appunto le trasmissioni di Libri TV e anche appunto questo spazio, diciamo questa finestra sul mondo che è Voci Transnazionali, parleremo di Venezuela con lei, ci darà degli aggiornamenti su un appuntamento importante. Abbiamo vissuto tutta quanta l'epopea delle elezioni, diciamo epopea insomma delle elezioni presidenziali, su cui Blanca ha avuto molto da dirci, da raccontarci di tutto il procedimento elettorale che ha visto, poi un pochino l'avvicendamento a Chavez, che lo dico soltanto per farvi comprendere, se e quando Blanca riterrà opportuno citarlo lo chiamerà insepolto, quindi non stiamo parlando di zombie ma parliamo di Chavez, e abbiamo un appuntamento appunto dopo un certo periodo dalle elezioni presidenziali in cui Nicolás Maduro è uscito presidente, diciamo in continuità con Chávez, ed ha sconfitto Capriles, che era il leader dell'opposizione, c'è stato un appuntamento per le elezioni municipali, un appuntamento importante. Ci sono stati parecchi comuni, mi sembra più di 200, insomma, su tutto quanto il territorio venezuelano. E insomma, c'è stata una grossa affermazione di tutto ciò che è in qualche modo riconducibile all'opposizione di Maduro, e quindi l'opposizione che fa capo a Capriles. Ecco, questo leader dell'opposizione, che è un po' il leader di questo grande gruppo dell'opposizione che riunisce tutti quanti i vari gruppi che un pochino sono più o meno frammentati o più o meno anche uniti, che più o meno mi sembra che sono uniti in questo la MUD è chiamato questo gruppo di opposizione. Adesso Blanca ci dirà bene un pochino i termini di questa affermazione elettorale, che ha visto insomma un'affermazione importante dell'opposizione, e soprattutto è importante capire dove questa opposizione ha avuto dei successi, e ci farà un pochino una panoramica su questo evento importante che è stato appunto un'altra pronuncia popolare, appunto queste elezioni comunali. A te, Blanca Bricegno, la parola. Bene, grazie, e un saluto a tutti i Liberi TV ascoltatori, e ovviamente auguro un bellissimo Natale a tutti quanti. Vi ringrazio per questa intervista, come sempre, questa voce di libertà così importante, soprattutto per tutti coloro che lottiamo per essa e che troviamo spazi molto ridotti nella grande massa, e invece troviamo spazi di molto valore in questa modalità delle web TV, liberi.tv, così come il nostro programma di radio Caminos de Libertà, che comunque sempre Liberi TV ha il piacere di promuoverlo. Bene, di bene dove ti si può ascoltare con regolarità con questo appuntamento che tu hai citato, e gli orari, i giorni. Va bene, noi tutti i giovedì facciamo un programma molto tardi qua in Italia, e giovedì di là, io di venerdì, su si chiama Radio Cacerolazzo TV, però l'ho posto sempre nel nostro blog, quindi www.grupoairesven, gruppo con una sola p.wordpress.com, e lì trovate i commenti, il programma radiale e altri link. Comunque io inizio con dirti che veramente il conteggio reale delle acque della MUD fu questo: nelle prime elezioni del 2012 fu Capriles
7.875.846 Maduro 6.443.874. Quindi veramente questo signore non ha, il signore dell'opposizione non ha veramente richiesto la sua vittoria, ad ottobre 2012, bene, hanno dato la vittoria all'insepolto, che non sappiamo esattamente, diciamo ufficialmente, vivo o morto, perché non abbiamo mai avuto parte medico e né tanto la bolletta di defunzione, dove, eccetera, però di questo abbiamo già parlato. Comunque, per le elezioni del 7 aprile 2013, la pseudo-opposizione collaborazionista, come la chiamiamo, adesso abbiamo trovato un altro nome che forse è simpatico per gli ascoltatori, che si chiama l'opposizione Burundanga. Burundanga è una polverina che mettono su un pezzettino di carta, per esempio una persona, e ti chiede di leggergli un indirizzo, tu respiri questa sostanza e perdi ogni nozione di te stesso, per cui ti possono portare ovunque, ti derubano, eccetera, eccetera, eccetera. Qua a Torino è successo alla mamma di una mia amica, e nel Venezuela è successo proprio a mia madre, per cui posso dare testimonianza che questo sia vero. Adesso diciamo che in queste elezioni municipali, penso che ho una posizione molto diversa a quella della tua presentazione, nel senso che è stato presentato come un plebiscito, e l'opposizione Burundanga ha voluto veramente portare la gente a votare col concetto che sinceramente era il momento per dimostrare che sì, loro avevano vinto le elezioni presidenziali, e quindi questo gravissimo errore politico non solo non ha dato questo risultato, ma in più ha portato delle gravi conseguenze. E quindi parliamo prima di questo plebiscito che il signor Capriles poi in questi giorni ha persino confessato che era nel fondo un argomento d'inganno, perché se non si poneva la campagna elettorale in questi termini, la gente non sarebbe andata a votare. Quindi immaginati come la condizione gravissima in cui sta il Venezuela, che praticamente possiamo dire non esiste più, insomma, come repubblica o paese con la sua sovranità. Questa campagna elettorale allora l'hanno fatta su questa bugia l'opposizione, e di più con tutti gli insulti sufficienti, tra i più graditi e dire radicali, a tutti coloro che ci siamo opposti per veramente ad andare a confermare nelle urne elettorali una situazione che è completamente anticostituzionale, perché lo sappiamo, l'abbiamo già detto in un programma precedente, che il Venezuela giace in condizione di incostituzionalità dal 10 gennaio 2013. Comunque, appunto, l'insulto radicale, poi dicendo che se non andavi a votare questa situazione ti inabilitava totalmente a dire, a opinare, a dire qualsiasi cosa, e che bisognava vincere, insomma, per prendere tantissimi municipi, diciamo, dove c'è il sindaco, eccetera, eccetera. Ora, veramente, cosa è successo? Io poi ti do certi numeri, però
voglio veramente appunto dire che non è stato un trionfo dell'opposizione. Perché? Perché se facendo tondi i numeri, l'astensione girò attorno al 50%. Allora, metti 50% che non è andato a votare, l'altro 50% è diviso a metà, 25-25, più o meno come cifre reali, perché ovviamente il Consiglio Nazionale Elettorale è il braccio elettorale del regime castrocomunista, quindi non è che nessuno potrà mai sapere nemmeno le cifre esatte. Allora, l'analisi che noi da Aires Ven, Caminos de Libertad, Foro Siglo XXI Italia abbiamo fatto, seguendo la traccia di un grande analista che si chiama Iñaki Gainzaraín, che è uno dei tecnici fra diversi che sono dalla nostra parte, che ha denunciato la frode elettorale sin dal 2004, inserta e incita nel meccanismo elettorale, e che con te abbiamo fatto un programma, ricordo, dedicato proprio al tema. Allora, cosa dice Iñaki e cosa pure per noi è logica? 50% astensione, 25% opposizione, ti fa un 75% di persone che non vogliono il castrocomunismo, non vogliono quella distruzione di paese in cui viviamo. D'altra parte, 50% di astensione più il 25% dell'ufficialismo, non voglio, e poi l'altra non vuole la MUD, quindi si escludono a vicenda questi due poli, Mesa della Unità Democratica, MUD, ecco, e il PSV, i due assi della stessa dittatura. Tra l'altro, proprio sentendo oggi a Marco Pannella, che ha avuto un intervento, non ho sentito completo perché non potevo, però Dio che mi miracola, tu sai che io parlo così, mi ha fatto sentire per l'ennesima volta quando Marco dice il voto è un diritto ma nelle dittature non è tale. E che cosa è successo? Che nuovamente la pseudo opposizione collaborazionista porta l'elettorato a votare con una diciamo con una svergognata e bugiarda campagna, sapendo che è l'unico modo di eternizzare una situazione di questo castrocomunismo che sta divorando il paese e che semplicemente, come si vede da questo altro modo di analizzare i risultati, si può interpretare. Ora io ho qua i numeri, non i risultati, ma i numeri, aspetta perché so che alla pagina, chiedo scusa che ho solo, ecco, se tu pensi che allora c'erano 337 sindaci, 2455 consiglieri da essere scelti fra 16.880, poi la quantità di seggi elettorali era 39.427 con corrispettivo numero delle macchine, ed il numero totale di elettori siamo già a 19.066.431. Tutto questo processo ha avuto 120.000 effettivi militari, ascolta bene perché la notizia non dice dell'esercito o di militari, cioè di tutta quell'apparecchio armato che c'è nel paese, che semplicemente fa paura, insomma, perché ci sono le guardie pretoriane, moltissime modalità, eccetera. Bene, questo è da una parte. Ora, io devo veramente confessarti che sono stata il 24 novembre
essendo io militante dell'associazione Enzo Tortora Radicale Milano, c'era l'assemblea, io sono andata, ecco. E tu mi hai sempre sentito parlare del genocidio fisico, morale e culturale, ora aggiunto linguistico e istituzionale, perché man mano anch'io vado capendo più profondamente i meccanismi di distruzione, ma in quel momento lì nel mio intervento, cioè quel giorno, io ho avuto con grande chiarezza che quello che sta succedendo con noi è un vero e proprio olocausto. Ecco cosa succede. Da parte di chi? Da una somma, destra, sinistra, i soci, gli inciucianti, di persone senza scrupoli, cioè una sarta di farabutti, di banditi, di trafficanti, che in base a un progetto antico, nel senso antico, nel senso che Fidel Castro, molti anni fa, negli anni 60, aveva, cioè quando lui arriva a La Habana e nel Venezuela nel 58 cade il dittatore, lui è venuto nel Venezuela e in un grandissimo discorso aveva proprio detto, un discorso pesante, ma chi siamo interessati in capire le origini di queste cose l'abbiamo ascoltato con molta attenzione, dove dice che Venezuela e Cuba sono fratelli, Israele del popolo, e che dal Venezuela deve nascere la liberazione dell'America Latina, eccetera. Ad un certo punto nel trascorso, dopo, cioè dal 58 qualche anno dopo, attorno al 68, e anche prima, c'è stata un'invasione di un'invasione militare di Cuba, una zona che si chiama Machurucuto, con guerriglieri venezuelani che volevano appunto iniziare una lotta armata che ha durato qualche anno, ma anche questo credo averlo detto, che non ha tepito, perché noi non siamo persone violente. Quindi va avanti la storia, Foro di Sao Paolo, nel Foro di Sao Paolo cade il muro di Berlino, al Foro di Sao Paolo si decide di rigenerare dall'altra parte dell'Atlantico, quindi nel continente latinoamericano, il comunismo sotto la forma di Castro comunismo finanziato dal Venezuela, e questo è un progetto internazionale che va avanti. Ogni volta che lo denunciamo, abbiamo soprattutto una personalità, un politico, un ingegnere venezuelano che si chiama Peña Esclusa, Alejandro Peña Esclusa, che conosce in profondità questo tema, così come Rafael Monge Horta, e hanno creato un'associazione che si chiama America 1, e ogni volta qualsiasi cosa noi diciamo, noi siamo messaggeri della CIA, e queste cose non sono verità, invece è la grande verità. La miseria di quanto sia salita è impressionante, e tutto questo ambaradam delle dei municipi vinti dall'opposizione, che poi insomma sono una ridottissima parte della totalità. Bianca, su questo volevo interromperti un attimo, su questo proprio. Allora, le informazioni che ho preso, vabbè, le ho prese da vari, diciamo, giornali su online, e cercando di fare un po' una media, effettivamente si parla, diciamo, con un certo... si conferma in tutti il fatto che l'opposizione comunque abbia preso molti voti. Un altro dato che si dice, e ti chiedo conferma, è che praticamente li ha presi questi voti nelle grandi città e non invece nei piccoli centri rurali. Questo almeno ce lo confermi? Sì, no, te lo confermo assolutamente.
diciamo 100.000 venezuelani iscritti all'estero, che siamo meno perché avendo io partecipato come direttrice esecutiva della MUD Milan, so esattamente che sono, non sono 100.000, sono 98.000 persone registrate all'estero, non possono votare. Allora, la partecipazione nazionale esattamente fu del 58,92%, secondo la presidenta del Consiglio Nazionale Elettorale. L'ufficialismo ha vinto 196 municipi su 335 e la MUD 53. In realtà avevano negoziato 65, questi sono dati che arrivano a me, però benissimo. Allora, questi dati poi li hanno dati agglomerati, eccetera, eccetera. La cosa importante è questo modo di dire. Gli alleati dell'ufficialismo 5.111.336 voti per il 49,24%, la MUDA 4.435.097 per il 42,72%, altre organizzazioni 833.731 con l'8,03%. Questo dato è interessante perché vuol dire che iniziano movimenti ad uscire sia dalla MUD che dal PSU. La cosa, ma queste altre organizzazioni grave, sarebbero un terzo, tra virgolette, terzo polo, o comunque sono ascrivibili comunque a un'opposizione? No, io direi che non hanno coscienza di essere terzo polo, ma il 2014 sarà un anno senza elezioni, a meno che la MUD li inventi, è quindi gravissimo per loro perché vivono solo da questa contienda elettorale, però pian pianino probabilmente da questo 8%. Il 2014 dovrebbe essere il grande anno dove prendere coscienza che siamo un provveditorato di Cuba e che siamo chiavi di questa situazione, che stiamo vivendo sotto una dittatura castrocomunista feroce, crudele, assassina, criminale, eccetera, eccetera, e forse inizia a nascere, che è la nostra battaglia, noi siamo piccoli, però siamo molto ascoltati, di probabilmente iniziare a trovare un grande centro-centro. Perché ti dico che ho un'altra versione dei risultati? Perché anche se la MUD ha vinto nelle grandi città, numero uno, c'è già la legge delle comune che quindi annulla queste vecchie strutture, creano le strutture comuniste, ma anche come un po' con l'idea di Gheddafi, cioè sono cose veramente giurassiche da una parte. Dall'altra parte, avendo, come vedi, che la differenza questa volta si avvicina al milione di voti, che cosa è successo nel Venezuela e qual è il crimine, qual è l'olocausto di questa opposizione burundanga, per dirla con Silfredo, mio compagno di Caminos de Libertà? Bene, semplicemente ha confermato un incostituzionale presidente che non è nemmeno venezuelano, che violenta tutti gli articoli della Costituzione senza eccezione, dove non ci sono i diritti umani, ma nemmeno l'ombra, perché tu la tua vita quando esci tu non sai se ti torni a casa tua. Ha confermato che il sistema elettorale è di prima qualità, ed in più voglio capire dove rimane l'accusa che c'è all'Organizzazione di Stati Americani della frode elettorale, che lo stesso Capriles. È qui che si vede con chiarezza che siamo stati venduti a questa miserevole isola, al regime, perché poi quella povera gente in questo momento capiamo sempre di più
che il popolo cubano con il popolo venezuelano libero, liberista, liberale, democratico, con questa aspirazione dovremmo fare la battaglia per la nostra seconda libertà. Ho capito. Senti Blanca, mancano 5 minuti. Ora evidentemente volevo con te commentare anche un invito che in questa occasione, un invito al voto che in questa occasione è venuto, se non sbaglio, dall'arcivescovo di Caracas, che si chiama Savino, se non sbaglio, il cardinale Jorge Urosa Savino, che in qualche modo ha ricordando, che poi è stata anche, qua io vedo un virgolettato sul sito di Radio Vaticana, un virgolettato che trova un po' conferma su queste cose, ci dà un po' il sospetto appunto che qualcosa in questo sistema elettorale non va. Virgolettato dice: ricordiamo ancora una volta che il voto è segreto, rigettiamo le minacce indebite, il voto è libero, è un diritto che dobbiamo esercitare con coraggio e determinazione secondo la nostra coscienza. Il Consiglio Nazionale Elettorale è tenuto ad attuare le misure necessarie perché le elezioni sia nella preparazione che nelle esecuzioni si svolgano con tutte le garanzie di imparzialità, affidabilità e trasparenza. Si deve assolutamente evitare ogni opportunismo, in particolare l'uso di risorse statali per promuovere la vittoria di una parte. Ecco, queste parole da parte appunto di questo cardinale, tu come le commenti? Bene, io lo ringrazio perché chiede trasparenza, però ovviamente fa parte, sappiamo che Capriles è stato da Papa Francesco un po' prima delle elezioni e il nunzio apostolico a Caracas forse ha avuto questo lineamento molto, ma molto diverso dal padre Frate Romero, che invece con moltissima chiarezza sta chiamando alle forze armate nazionali a compiere il loro dovere costituzionale e alla società civile a ribellarsi. Per cui probabilmente il padre Frate Romero è una persona che siamo già in contatto perché lo intervisteremo a Caminos de Libertad, ed è nella opposta posizione, perché indubbiamente quel chiamato a elezioni, ad andare a votare, forse era obbligatorio. Quello che manca per una persona che ha una così alta gerarchia della Chiesa Cattolica è creare la coscienza del cittadino perché possa, allora, come abbiamo fatto noi non abbiamo detto di non andare a votare, noi abbiamo detto noi non votiamo, ma chi va a votare deve rimanere lì. Era il chiamato ad essere fuori, ad aspettare il conteggio ed ad aspettare la bolletta che controlla lo scrutinio di queste cose. È lì che ci sono le infinite irregolarità. Le abbiamo viste che la frode elettorale è implicita nel sistema, e ricordati che l'abbiamo analizzata, che è tecnica, elettronica, demografica, costituzionale e ora aggiungiamo istituzionale. Quindi, diciamo, dissento in parte, cioè considero che il chiamare così il popolo venezuelano ad andare a votare, lì manca un pezzo di verità. E quindi non dimentichiamo come finiamo noi il nostro programma, perché solo la verità e soltanto la verità ci farà liberi, perché Gesù nel Vangelo di Giovanni lo dice con molta chiarezza: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco dove manca quel messaggio, direi. In contrapposizione il padre Frate invece ha moltissima chiarezza ed sta vivendo il dolore di vedere la sovranità del paese oramai diluita in 100.000 barili di petrolio che vanno giornalieramente a Cuba, e come tante volte ho detto, Gianni mi hai sentito dire, un barile di petrolio per il mondo vale molto di più di un goccio di sangue di un venezuelano. Comunque non dimentichiamo che nell'Istituto di Alti Studi dell'Unione Europea giace un documento
sulla frode elettorale del processo di ottobre del 2012. Però l'Unione Europea non ha avuto questa voce, comunque noi 115 venezuelani siamo stati nel Palazzo Altiero Spinelli a Bruxelles il 12 novembre con europarlamentari del PPE che ci hanno ascoltato e adesso avremo un prossimo evento che si sta organizzando cercando di iniziare a consolidare un gruppo che sia portavoce di una verità altra, perché ovviamente se ascolti il programma di Radio Radicale manca un pezzo del paese diviso in tre, 50%, 25-25, va bene. Ho capito perfettamente qual è la tua posizione, cercheremo anche di avere magari delle testimonianze molteplici per ricostruire un pochino questa vicenda del popolo venezuelano e della sua autodeterminazione, il tenore, la qualità e la possibilità di autodeterminazione effettiva, per capire bene in questo angolo di mondo se veramente esiste la possibilità, a parte che sappiamo appunto riguardo il rispetto dei diritti umani e così via, ci hai raccontato spesso, ma anche delle procedure elettorali e così via. Io ti ringrazio ancora Blanca, e visto che nel 2014 non ci saranno, come tu hai detto, appuntamenti elettorali, monitoreremo tramite te ovviamente anche tramite te la vicenda appunto del popolo venezuelano e vedremo un pochino di vagliare le varie notizie e commentarle insieme a te. Grazie e viva Venezuela libera, e ti ringrazio perché mentre io viva io rappresento un popolo che ama la libertà. Ecco, grazie Gianni, grazie Donato. Grazie ancora Blanca, auguri e a presto su Libri TV. Restituisco la linea alla regia. Voi. Mio cuore vi amo, grazie.